In questa insolita puntata dedicata ai restauri d'arte non siamo andati a scoprire un luogo restaurato, ma un luogo dove si restaura e si impara a restaurare. Ci troviamo infatti nel centro di conservazione e restauro La Venaria Reale e in particolare nel laboratorio di carta e fotografia. È qui infatti che, d'intesa con la soprintendenza e grazie a una collaborazione tra la città metropolitana di Torino e il centro, alcune opere appartenenti alla Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte Giuseppe Grosso sono diventate, con l'occasione di un intervento conservativo, materia di studio per i restauratori del futuro. Si tratta in particolare di un prezioso negativo calotipico di Luigi Sacchi, di 5 fotografie di soggetto romano appartenenti alla raccolta Parenti e di altre 20 opere tra disegni e incisioni appartenenti alla raccolta Arti Grafiche Dragone. Un nucleo delle opere che abbiamo restaurato appartenenti alla biblioteca della città metropolitana sono state restaurate con gli studenti del secondo e terzo anno. Sono opere realizzate su carta con tecniche ad umido oppure stampe quali xilografie e incisioni ad acquaforte. Ancora abbiamo restaurato un nucleo di stampe su carta all'albumina, quindi fotografie. Un'altra opera significativa è questo calotipo, quindi un negativo su carta. Gli interventi di restauro che sono stati realizzati sono di minimo intervento, quindi si tratta di puliture e consolidamenti di piccole pieghe marginali o sutura di lacerazioni di lieve entità, localizzate sempre lungo i margini, e interventi di consolidamento delle mediazioni grafiche, in particolare delle opere realizzate ad umido. In alcune opere erano presenti anche nastri adesivi o residui di adesivi e sono stati rimossi con solventi su tavolo aspirante, quindi questo è stato un intervento più significativo, più importante. Per quanto riguarda invece il nucleo di fotografie e stampe su carta all'albumina, l'intervento è stato minimo, per cui soprattutto puliture e piccoli consolidamenti di sollevamenti. L'intervento è stato anche molto localizzato sui cartoni di supporto secondario. E invece, per quanto riguarda il calotipo, era stato restaurato di un precedente intervento eseguito da una collega e poi in questa occasione è stato realizzato un nuovo montaggio. Un nuovo montaggio che permette la visione del calotipo sia sul retro e sia sul verso, quindi è stato interposto un foglio di poliestere di Mylar che permette la visione del retro e del verso. Grazie alla convenzione stipulata tra il Centro di Conservazione e Restauro e l'Università degli Studi di Torino, è attivo da qualche anno il corso di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali. Il corso di laurea quinquennale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali, che è attivato a Torino dall'Università in convenzione con il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, prevede diversi percorsi formativi a seconda delle tipologie di materiali con cui sono realizzate le opere. È un corso di laurea che ha 5 percorsi formativi accreditati. Il quinto è proprio questo percorso formativo dedicato ai materiali cartacei e materiali fotografici che sono qui presenti. Questo percorso formativo è stato accreditato più recentemente rispetto agli altri e il corso di laurea è arrivato in questo momento al quinto anno. Quindi gli studenti, dopo aver svolto un loro percorso formativo nei primi 4 anni, si apprestano nel nuovo anno accademico ad avere i progetti di tesi assegnati proprio su questa specifica tipologia di materiali.